stavano in sala così poco, eccetera. L'idea era quella di creare un circuito di sale chiamate sala franca, franca inteso come Porto Franco, dove, e non è escluso che lo faremo, anche magari se non troviamo anche stavolta un interlocutore istituzionale, sarebbe troppo, non credo che ci danno una capocciata, però di creare queste sale di centro città che sono un po' il dramma di questi ultimi 15 anni, nel senso stanno scomparendo, anche a Roma c'è il Cinerex Cinema Palazzo, dove, no? La conoscete quella realtà lì, che è un posto meraviglioso tra l'altro. Creare questa sala franca in ogni città d'Italia dove venga proiettato dalla mattina alla sera il cinema opere prime e seconde tutti i giorni, dove non c'hai solo per dare visibilità, poi la gente paga meno, paga quello che ti pare, non lo so, però questa sarebbe una cosa figa, perché è franca, è zona franca dal sistema dal mercato, che poi mercato non è perché è condizionatissimo, vedi adesso a Natale che 3.000 sale ci stanno in Italia, 2007 sono prese, no? Vabbè, l'ho buttata lì, poi se succede fra 10 anni che c'è la sala franca a Bologna, l'avrei detto. Sì, io sarò morto, però voi mi direte, ti ricordi? E metterete la targa qui. Qui disse quella cosa. Ballo di Adriano. Guardando una storia contemporanea. Voglio dire una cosa e poi leggo questa. No, vabbè, però no, cornice ce l'ho. Cornice. Fagli la cornicetta, fagli i disegni. L'ho detto. No. Ti sei scordato, l'ho cominciato così. Dicendo che era una cosa. Vabbè, però è sorvolato. Ah, che ho sorvolato? Era un inno al precariato. Che però poi alla fine converge in una cosa, diciamo, un po' triste. Però io avevo scelto per quell'occasione l'articolo 1, che tutti conoscete, non lo dico, non lo sai che mi ha fatto. Sinceramente, esatto, se tu mi vieni sotto mi ha da ridere, roviniamo tutto. Però uno mi deve tenere il coso perché io non vedo. No, questo, eh sì, perché devo far così. Ma stanno in ordine, avete stampato voi, stanno in ordine? Certo. Bene. No, certo. Prova un po'. No, ma questo è sicuro. No, tu prova, io penso. Io penso. Cioè, tu prova, io penso se può andare. Allegra. Ma sì, va bene, va bene. Listo. Faccio finire il giro. Io sono un precario e me ne vanto. Perché c'ho tempo libero, me la suono e me la canto. Passo le ore a ragionare, non faccio conti, non ho preoccupazioni, io non vivo in funzione delle rotture di coglioni. Il sole nascere lo vedo tutti i giorni, seduto al bar lo aiuto a tramontare. L'unica fatica è il videopoker, per il resto è tutto un osservare. La gente che cammina, che corre a lavorare, miglior amico è il Tavor, è un po' l'auricolare. Chi ha bisogno di progettare, chi si deve manifestare, chi vuole comunicare, io al massimo passo le ore a ragionare. Io sono un precario e sto da Dio, io me ne vanto, mi godo il tempo libero, vivo sano e me la canto. Dal fabbisogno sto lontano, nei sondaggi non presenzio, sono invisibile, interinale, non produco uno sporco, non ho un massimale. L'assicurazione non mi ha mai cercato, il canone non l'ho mai pagato, non ho reddito, non vivo, non esisto, che condizione mitica, non capisco chi la critica. Che male c'è a sopportare? Che danno fanno a non farmi lavorare? Io ho il privilegio di poter ragionare, io ho il dono, ho il tempo per pensare. Al bancone sorseggio col padrone, vedo quanto soffre, quanto si lamenta, la cena di lavoro lo tormenta, la moglie, l'amica, la cognata, neanche un'ora libera per darsi una abbronzata. Io il sole non lo pago, ce l'ho sempre in calendario e con le donne c'ho lo sconto, si capisce? Sono precario. Non ho una posizione, o meglio ce ne ho tante, seduto, sdraiato, sdraiato, seduto, sdraiato.
Ho il futuro a corto raggio, quando c'è dura 2 mesi, si realizza in un istante, altro che tutta la vita che è attesa sfiancata. Io ho tanti sogni, tanti cassettini, li apro, li socchiudo, li tolgo, li rimetto, mica un unico grande sogno nel cassetto. Io poi sono fortunato, c'è chi ha studiato, c'è chi l'ha conosciuto il lavoro salariato, io no, per carità, io sono nato in cattività, ho un dono di natura, per me il posto fisso è sulla croce o in questura. Interessi mille, o se voglio nessuno, niente orari che l'urbana resistenza, niente mi riguarda in fatto di scadenza. In fatto di responsabilità non rendo conto a regole e modelli di qualità, non mi entra in testa la flessibilità, l'ozio non è un vizio, ma un'opportunità. A 40 anni ancora dormo da papà, pensionato, pessimo esempio di normalità. Qui l'unico normale sono io, che faccio i conti solo col pensiero mio. Non voto, non entro in merito, non contribuisco all'evoluzione del paese intero, non sono razzista, amo il lavoro nero. La mia fede è la natura, del giorno, delle cose, il tempo per godere, del cielo, di un bel tè. Dopo co-co-co, per me c'è co-co-tè. Da lontano guardo il libero mercato, mietere dannati a tempo determinato, distruggere la vita a colpi d'ambizione, farsi una posizione. Non è meglio godere di mancanza di potere? Il mio potere unico è quello di non fare, quello di pregare il mio santo protettore. Anche lui lavora ore e lo prego di lottare. Per me che non mi va, lo prego di strillare la parola libertà. San precario, esaltato e tanto invocato, continua la tua lotta per me che sono sfiancato. Veglia, mi usa la penna dove io ho usato la matita, rendimi esente dalla leva della vita. La vita non la delego, la vita è solo mia. Perché ieri ho risposto all'agenzia? Mi sembrava giusto non rifiutare, ero stanco di pensare. Il tempo libero a volte è micidiale, unico motivo dell'iscrizione interinale. Che intrusione brusca ed efficiente che ho fatto nel mondo della gente. D'impatto secco, duro, ferito il primo giorno di lavoro. E solo adesso che sto peggio, caduto da un ponteggio, solo ora appunto che sto per salutare, mi merito un consulto, un veloce esaminare. Solo ora capisco di che innocente sopportare è stata piena la mia vita in cui potevo camminare. Il sogno a breve termine può essere malsano, si avvera in un attimo, ma si avvera in vano. Perché non lo sceglie il cassetto che va aperto, è lui che sceglie te, se esisti nel deserto. San precario, io sono precario, è veramente tanto. Me la suono, me la canto, a volte mi riascolto, faccio fatica a credere di crederlo davvero, ma è l'unico modo per essere sincero. L'unico motivo per cui restare acceso è quello di gridare che non mi hanno mai preso. Mai preso la vita, la voglia, mai la rabbia. Il nome mio io non l'ho mai scritto sulla sabbia. E anche se valgo poco davanti ad un chirurgo, anche se domani sarò 2 righe su un quotidiano, anche se non cammino più, già prima andavo piano, anche se preoccupo un'azienda per il mio incidente, non fa niente. Anche se ho sperato di stare in busta paga, l'ho sognato, l'ho pianto, l'ho implorato ad una maga, anche se ho suonato e mi sono cantato così tante stronzate, non sono mai caduto vittima di una lavatrice a rate. Io ero precario. Quanto peso non valgo oro, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Sottolineato troppo, stavo subito al momento di me, bisognava piano piano, bravo, lo faccio più, volevo ringraziare. Grazie.